Ieri mi chiamo Passana Cottabile, sono nata in Alessandria, dentro la cittadella, 27 aprile 1943. Siamo nati tutti in casa, meno l'ultima figlia, mia sorella, che è nata al civile. Era al primo piano, era molto grande l'alloggio, avevamo tre camere da letto, i miei genitori, noi femmine in mezzo, tre, anzi quattro, e i maschi in fondo erano tre. Ognuno aveva il suo letto. Nelle camere c'erano le stufe di ghisa enormi, quelle che mio padre accendeva nel tardo pomeriggio. E poi avevamo un raccordo, era un locale, un corridoio che partiva dalla camera dei nostri fratelli, portava nel bagno, ce n'erano due, e poi lì c'era una porta che collegava con la cucina, dove mangiavamo, e poi c'era la sala. Noi avevamo la sala, che era se veniva gente o mangiavamo lì. L'ingresso era la scalinata e, come è stato detto prima, stendevamo nel corridoio perché fuori non si poteva, non volevano, quindi bucato di qualsiasi tipo e genere nel corridoio, c'era nella scalinata, c'erano dei fili come quelli che ci sono oggi per stendere e lì stendevamo il bucato per 7 e 2, 9 persone, ce n'era più di una volta al giorno. Che tipo di contatto avevate con i militari? Li vedevate? Molto. Io ricordo una cosa molto. Se c'era il saluto era anche troppo. Ognuno al suo posto, nessuno si è mai permesso di, almeno io ricordo così, ma neanche di avvicinarci, che non era possibile, io qua guai. Mia mamma non parliamone. Ricordo un episodio che ancora siamo anche lui, era un sergente, era di servizio alla Porta Carraia, alla Porta Reale. Io ero piccola, avevo 7-8 anni, rientravo, non voleva così, si è messo a scherzare, e mi dice adesso non passi, passava davanti, io mi spostavo per passare e mi sono messa a piangere. Tutti i militari che guardavano, molto timida, mi sono messa a piangere, poi mi ha detto vai, sono andata a casa, l'ho raccontato a mia mamma, mi ha visto che stava piangendo, cosa è successo, e il sergente così, un certo Freni, mia mamma mi prende per mano, siamo andati alla Porta Reale, povero sergente, cosa gli ha detto? Di non permettersi mai più, non toccare la bambina, perché qui, perché là. Il sergente si è scusato tantissimo, ha detto andiamo allo spaccio che ti compro le caramelle. A me. Mia mamma poi ha accettato, la cosa si è conclusa lì, a lieto fine, diciamo non è successo niente. Però si era ancora raccomandata che non succeda più, che lei ferma la bambina e la fa piangere. Quindi come funzionava? Voi avevate le chiavi, passavate dalla Porta Reale, facevate la spesa nello spaccio? No, la Porta Reale. Alla sera chiudevano il portone sempre, se eravamo fuori si bussava e loro aprivano, tanto ci conoscevano e noi entravamo. Dalla Porta Reale mai una chiave. Eravate gli unici ad abitare in cittadella? No, erano tante famiglie, tanti civili. Noi eravamo lì nella prima palazzina, nella seconda abitavano, più avanti abitavano altre due famiglie, una di sopra, un alloggio come il nostro, e una sotto. Più avanti c'era una villetta che c'è ancora e abitavano anche lì due famiglie, una di sopra e una di sotto. Poi facendo il giro, proseguendo sempre dove c'era questa villetta, si andava dall'interno della cittadella e lì c'erano tante famiglie, di cui civili e militari, marescialli. Abitavano, erano tante abitazioni c'erano. La porta spalancata c'era tutte le sere ed era una cosa che faceva rigorosamente mio papà. E tutti a casa, essendo adulti, ma nessuno doveva uscire, assolutamente no.
e eravamo sicurissime. Sotto di noi, nell'abitazione, c'era il calzolaio della caserma. Lavorava lì e i militari portavano scarpe, riparazioni, eccetera. Ma lui non viveva in cittadella, veniva al mattino, poi andava via, poi tornava nel pomeriggio e operava per i militari. Di fronte a noi, all'abitazione, c'era la mensa degli ufficiali. Invece poco più avanti, più spostata, c'era la mensa dei sottufficiali, ognuno aveva la sua. E naturalmente non era vietato l'accesso. Poi col tempo, quando hanno comprato la TV, che non tutti ce l'avevano, al circolo dei sottufficiali, alla sera, ma non tutte le sere, andavo con mia mamma a guardare la TV, che c'era il Festival di Sanremo. Allora era una cosa che insomma si guardava, eccetera, eccetera, programmi più di uno, rigorosamente seduta vicino a mia mamma. C'erano anche altri sottufficiali, che qualcuno c'era, poi qualcuno arrivava dopo, rispettosissimi tutti al massimo. E voi in cittadella avete anche l'orto? Sì, alle spalle dell'alloggio c'era un orto, ce n'era più di uno veramente. E c'erano parecchie cose, coltivate, quindi prodotti ottimi. Lo coltivavano i ragazzi veramente, i militari, come quando avevamo i maiali, c'erano dei militari che erano macellai a casa loro. Quindi esperti, quindi davano da mangiare, li curavano, e poi una volta all'anno mi sembra che ne ammazzavano uno e lì ricavavano, insomma, ricavavano un po' di tutto. Le strade non erano asfaltate, era tutta terra, assolutamente dappertutto. Passavano i camion che facevano scuola guida, i militari, e mio marito era già uno che faceva scuola guida. Alzavano un polverone terribile. Bisognava chiudere perché chiudevamo tutto quando al mattino facevano scuola guida, camion grandi anche, col traino dietro, i ragazzi che perdevano la patente. Dicevo, mia sorella si era diplomata maestra e aveva avuto la possibilità di insegnare ai ragazzi. Erano molti analfabeti, veramente tanti. E faceva scuola serale e poi prendevano la licenza elementare. E erano molti, veramente tanti. E intanto lei guadagnava anche punti, punteggi per poter andare avanti per l'insegnamento. Ragazzi del sud, anche sposati, peraltro, con figli. Noi li conoscevamo e si aggiustavano, abbia pazienza. C'era il magazzino viveri che era enorme, c'era un reggimento molto grande, c'erano tantissime persone. È vero che, non so se posso dirlo questo, se nei sacchi di juta mettevano. Il periodo agevolato era in inverno perché c'era la nebbia. Molta nebbia, buttavano giù dai bastioni che finivano sulla strada in via Pavia. Certo, il macellaio, rivenditori di generi così guadagnavano anche loro. Questi ragazzi, vendendo così, mandavano i soldi a casa, le ricevute sparivano. Questo lo dicevano loro, erano anche amici di mio papà, erano ragazzi molto ma molto bravi. E i miei genitori li aiutavano anche. E loro raccontavano le loro necessità che avevano a casa, la famiglia bisognosa, con un figlio, anche due. Ci sono ritornata anni fa, più di una volta. La prima volta è stata
emozione. Addirittura che non riuscivo a parlare. Ho voluto rivedere la casa dove ho vissuto, dove sono nata, dove ho vissuto e sono anche entrata. E ho portato con me un figlio, un terzo, che non l'aveva mai visto assolutamente la cittadella. Sono salita, gli ho fatto vedere l'ingresso. Non avrei potuto, però siamo entrati lo stesso. Infatti ho detto, qui se cade qualcosa, e mio figlio ha risposto, mamma, qua ci sei nata e magari qua. Gli ho fatto vedere le camere, le stanze, tutto. Tempo di vedere, poi siamo usciti, gli ho fatto fare il giro della cittadella. Siamo passati davanti al comando, gli ho spiegato che c'era il comando, che c'era l'infermeria, che l'infermeria c'era, che tra l'altro ogni tanto cadevo e dove andavo? In infermeria. Il tenente medico, sottotenente medico, magari curava, non so, le scoriazioni del ginocchio perché cadevo dalla bicicletta, ogni tanto ne avevo una. Mi medicava, accompagnata dalla mamma, e così. Comunque è stata una grande emozione la prima volta e poi ci sono ritornata altre volte, altre 2 volte mi sembra. È sempre stata comunque una grande emozione. Penso come vivere all'estero e poi ritorni nel tuo paese natio e dici guarda io sono nata qua, in questa terra, per adesso però vivo da un'altra parte, un po' una cosa del genere.